Amici, eccoci ritrovati con il nostro appuntamento ormai quotidiano con gli approfondimenti per quel che riguarda le trimestrali statunitensi. Ormai siamo entrati davvero nel vivo di questo appuntamento per quel che riguarda i dati sul primo quarter 2022, dati che interessano da vicino il titolo Visa, su quale si concentra ovviamente l'approfondimento di oggi. Allora, titolo Visa in realtà facente parte del settore degli smart payments che certamente non ha performato per nulla bene in questo periodo. Basti vedere anche le performance negative registrate sempre oltreoceano da, ad esempio, da PayPal e anche in casa nostra Piazza Affari, guardando cosa ha fatto la nostra Nexi. Visa in realtà si è mossa un po' contro tendenza, vedete anche a livello grafico, dopo i minimi dello scorso mese, insomma il titolo si è riproiettato verso i massimi di inizio 2022. Attualmente, insomma, sta stazionando sempre sotto media mobile a 200 giorni, quindi comunque una trimestrale che apre un po' i conti, svela un po' i conti su questo comparto. Un titolo che in realtà non ha registrato performance negative così marcate, però quindi sarà ancora più interessante vedere che numeri rilascerà Visa. Allora, come sempre, dopo aver visto i dati, rimaniamo sempre nel campo dei prezzi, introducendo anche il consensus di mercato, quindi andando a vedere cosa consigliano gli analisti. Un titolo che è coperto da 42 giudizi, attualmente 38 sono positivi, 4 sono neutrali, quindi 4 raccomandazioni hold contro le 38 tra outperform, positivo, buy, overweight, insomma con target price ad un mese, quindi come prezzo obiettivo lo vedete qui di 271,11 dollari contro i 217,79 attuali. Questo significa un premio sulle attuali quotazioni del 24,5%. Interessante, come sempre, anche andare a vedere questo grafico che, partendo dalla parte bassa, mette in relazione lo spread tra il target price medio degli analisti e il prezzo del titolo. Attualmente ci troviamo con valutazioni attese rispetto, ovviamente, al prezzo corrente del titolo tra i più alti da luglio 2021. Come vedete, qui vedete l'andamento, grafico a barre rosso sono i sell, giudizi negativi attualmente non li abbiamo. Questo colore, questo giallino, identifica gli hold, mentre il verde tutti i buy. Quindi vediamo che comunque l'asticella del rating positivo per quel che riguarda gli analisti è sempre stata predominante. Linea gialla per quel che riguarda l'andamento del titolo, invece linea bianca per quel che riguarda il prezzo medio atteso, quindi comunque il mercato si attende, gli analisti si attendono comunque una positività sul titolo. Andiamo a vedere un po' più da vicino qualche numero partendo dai movimenti delle trimestrali scorse. Allora, anche in questo caso, linea arancione sono i dati effettivi sugli utili, mentre la linea blu sono le stime. Quindi, come vedete, proveniamo da un trend dal primo quarter 2021 ad oggi, dove il dato effettivo, qui parliamo di earning per share, ha sempre battuto le stime. Andando un po' più nel dettaglio, andiamo a vedere anche quello che ci si attende da questa trimestrale. Quindi un earning per share che veniamo da 1,81 euro ad azione, ovviamente nell'ultimo trimestre del 2021, parliamo di effettivo, la stima è di 1,656, quindi leggermente in contrazione il dato. Ricavi da anche qui, insomma, leggermente sotto il dato precedente. Questo è un po' quello che si aspetta il mercato.
quindi un primo trimestre dell'anno che in realtà per tutte le trimestrali che stiamo analizzando si vede comunque un rallentamento per quel che riguarda gli utili, e questo è del tutto fisiologico anche in risposta alla situazione dal punto di vista economico. Andiamo adesso a vedere da vicino invece qualcosa riguardante i movimenti e le sorprese del mercato. Movimenti leggermente più contratti su una sorpresa che ha battuto in realtà le stime di circa in media di circa, quindi questo 5%. Andiamo a vedere anche qui le ultime trimestrali, quindi un valore, l'ultima stime che hanno battuto il consensus del 6,28%, dati effettivi che hanno battuto le stime nel terzo trimestre del 2021 del quasi 5%, 10% e mezzo per il secondo trimestre, 8,58% nel primo trimestre 2021. Ma quello che a noi più interessa è come si è mosso il titolo in media nel giorno del rilascio della trimestrale. In media il movimento è stato del 3,11%. Questo è un po' il dato, anche con una media, quindi dalla sorpresa media di questo 5% a questo movimento, variazione di prezzo di circa il 3,11%. Grafico in alto a destra, anche qui abbastanza significativo, con una stima che anche a partire da anni precedenti si è sempre posizionata a un livello inferiore rispetto poi ai dati comparabili o ai dati effettivi che hanno registrato il titolo con i numeri al rilascio delle trimestrali. Allora, come sempre, andiamo ora a vedere insieme come è possibile prendere posizione facendo ricorso ai certificati di Société Générale. Quindi, come sempre, partiamo dalla scheda prodotto che contiene di fatto un ampio. Adesso scambiamo schermata, eccoci, ci dovremmo essere, ecco una schermata che andiamo a cliccare insieme su prodotti. Questa è una schermata, come dicevo, che contiene all'interno tutto il database di prodotti messi a disposizione dell'emittente Société Générale. A noi interessano quindi su tipologia di prodotto, interessano i turbo open end, attualmente sono 256 i prodotti, quindi sia con facoltà long che con facoltà short messi a disposizione dall'emittente francese su una serie di sottostanti abbastanza variegati. Qui li vedete tutti, titoli italiani, titoli europei e titoli americani. Andiamo, scorriamo questa lunga lista di sottostanti, andiamoci a concentrare sulla nostra visa. Attualmente è coperta da 3 certificati, 2 con facoltà long e 1 con facoltà short. Vedete la leva, short leva 7, mentre i turbo open end long, uno leva 7,1, uno 5,4. Attenzione, io vi leggo i dati che vengono qui riportati, non si tratta di certificati a leva fissa, ma certificati a leva dinamica. Quindi questa leva varia al variare dei prezzi del sottostante. Attualmente un valore in pre-market di 219,63, parità 10 a 1, e quello che a noi interessa è ovviamente la barriera. Si tratta di turbo, di certificati leverage turbo, quindi sostanzialmente identificabili da una barriera, quindi da un livello di stop loss posizionato esattamente sul livello di strike. Per quel che riguarda l'operatività, il consiglio che vi do sempre è quello di scegliere strike e quindi livelli knockout leggermente più possibile lontani da eventuali livelli di stop loss identificabili a livello grafico del titolo, quindi questo per evitare eventuali violazioni e rotture di un livello barriera che comporterebbe l'estinzione anticipata del certificato leverage a valore, lo ricordo, pari a 0. Queste sono
sono i prodotti, quindi come sempre per facoltà long e short, ovviamente per posizionarci al meglio per scommettere su una trimestrale che magari può portare non solo volatilità ma ampiezza di movimenti, magari al rialzo o al ribasso, ma anche per, eventualmente per coprire posizioni in essere, quindi immunizzare la posizione presente in portafoglio, magari direttamente sul sottostante o perché no con altri certificati, magari investment, e quindi immunizzare l'eventuale volatilità e l'effetto avverso potenzialmente sulla propria posizione di movimenti repentini a livello di sottostante durante la trimestrale. Allora, ricordiamo che per quanto riguarda i prodotti di Societe Generale è possibile, lo vedete a monitor, fa ricorso a questo link che vi metto in sovrappressione, quindi prodotti.societegenerale.it. Potete trovare qui tutte le soluzioni a leva dinamica, ma non solo, tutto il panorama di certificati messi a disposizione dall'emittente francese. Per quanto riguarda l'approfondimento su questa trimestrale divisa è tutto, ci vediamo alle prossime pillole. Un saluto a tutti.